Secondo giorno di regate nelle acque del Golfo di Napoli, clima primaverile e vento sostenuto per la gioia degli spettatori presenti sul lungomare hanno confermato il campo di gara partenopeo come uno dei più intriganti e complessi per le sfide dell'America's Cup. La giornata si è aperta con la visita del sindaco De Magistris all'hangar di Luna Rossa allestito in prossimità del villaggio. Qui l'incontro con lo skipper Max Sirena che si aggiudicò a Napoli le World Series 2012. Ci sono veramente decine e decine di migliaia di persone. C'è tanto entusiasmo, voglia di stare insieme, di vivere questo lungomare liberato, tantissimi turisti, alberghi pieni, una bella risposta della città in termini di organizzazione e di entusiasmo. Ospiti dell'area tecnica anche l'ambasciatore americano David Thorne ed il console generale degli Stati Uniti a Napoli Donald Moore, entusiasti dello scenario nel quale si svolge la manifestazione e del calore espresso dal pubblico che assiste all'evento. Stiamo anche pensando quest'estate di strutturare un'area commerciale ed economica in questa zona in modo proprio dedicata a quegli operatori economico e del commercio che hanno sofferto in queste settimane per il crollo del 4 marzo. Al circolo del tennis, che accoglie le numerose testate internazionali accreditate a seguire l'evento, il primo cittadino ha poi salutato Francesco De Angelis, primo skipper non anglosassone a vincere la Louis Vuitton Cup nel 2000 al timone di Luna Rossa.